È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di desiderare fortemente, di cambiare una situazione della nostra vita o un aspetto di noi stessi che non ci soddisfa. E, in queste situazioni spesso ci sentiamo, fermi, ci sentiamo come nelle sabbie mobili, non riusciamo a fare quel cambiamento che desideriamo. E perché accade questo? Perché in realtà il principale ostacolo al cambiamento siamo noi stessi, quindi noi che desideriamo quel cambiamento, quindi paradossalmente proprio noi siamo il maggiore ostacolo. Gli altri ostacoli occupano a livello percentuale una parte minoritaria. Questa è una verità scomoda da affrontare. Comunque a me piacciono le verità scomode. Non so se ve ne siete accorti guardando i miei video. E perché a me piace andare a fondo, sviscerare i veri problemi ed affrontarli. Quindi, perché succede che siamo proprio noi l'ostacolo al cambiamento che desideriamo? Succede perché noi preferiamo stare, magari inconsciamente, ma preferiamo stare nella nostra familiare, certa e sicura infelicità o insoddisfazione, piuttosto che fare un salto nel vuoto, rischiare e affrontare il nuovo e l'incerto. Questo è un meccanismo che agisce in tutti noi. Quindi, adesso che sappiamo che siamo più consapevoli di questo meccanismo che agisce in noi, possiamo prendere una decisione in maniera più consapevole e responsabile. Quindi, adesso sappiamo che tutte le volte che ci capiterà di desiderare un cambiamento, abbiamo sostanzialmente due scelte. Una è quella di rimanere nella nostra condizione di insoddisfazione perché è una condizione familiare e sicura, è una condizione nota. L'opzione numero due è quella di prenderci il rischio, prenderci tutta la responsabilità del cambiamento. Quindi con tutti gli oneri e gli eventuali onori, quindi tutti i rischi che il cambiamento comporta. Questa breve riflessione vuole essere uno spunto per tutti noi e diciamo, oltre che uno spunto di riflessione, anche un invito a prenderci le nostre responsabilità e a non continuare a delegare all'esterno la responsabilità di ciò che ci accade e la responsabilità della nostra insoddisfazione e della nostra infelicità. Quindi, per questo video è tutto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei video, se vi piacciono gli argomenti che tratto, così sarete sempre aggiornati sulle novità. Scrivetemi pure domande nei commenti ai video e seguitemi anche su Instagram. Ciao a tutti!